Comincia oggi un percorso di narrazione qui dal santuario etrusco-romano del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni. Abbiamo pensato di accompagnare queste 14 settimane di scavo con una storia. È la storia non solo del sito del Bagno Grande, ma anche del territorio di San Casciano dei Bagni. Una parte del territorio di Chiusi che a partire dal X secolo a.C., in età etrusca e poi romana, costituisce un punto focale del territorio della città etrusca più prossima, appunto Chiusi, una delle più importanti città della Dodecapoli. È un racconto che vuole narrare non solo le splendide scoperte di età etrusca e romana, ma immergerci all'interno di un territorio che attraverso la sua memoria archeologica racconta di un passato eccezionale. Percorreremo una storia a partire dal X secolo a.C., cominceremo a discendere dalla montagna di Cetona, attraverseremo la necropoli di Cancelli, scenderemo lungo la necropoli delle Macchie, raggiungeremo il deposito votivo di Doccia della Testa, un santuario di età ellenistica, fino a poi arrivare al Bagno Grande, da qua infine alla cristianizzazione del territorio e alla pieve di Santa Maria ad Balneas. È un lungo percorso che cercheremo di raccontare in piccoli video, e che la nostra speranza che possa essere un invito a visitare San Casciano dei Bagni, a visitare lo scavo, a raccontare assieme a noi un'esperienza condivisa.